quando ci sei? Andrea, un bellissimo risultato, un grandissimo lavoro dietro, parlami. Niente, abbiamo provato a fare la prima monografica italiana del Massino dei Pirenei in collaborazione con il club spagnolo del Massino dei Pirenei e naturalmente con il club italiano del Molosso, che è il club di razza italiana. Quindi niente, ringraziamo gli sponsor, Marnelli e Royal Canin per lo stesso rifugio Colle Lecese che ci ha ospitato e di conseguenza il Parco Nazionale Sibillini che ci ha dato l'ospitalità. Naturalmente il giudice Antonio Mingot, che poi vi presenterò, il presidente del club italiano del Molosso e il presidente del club del Mastino del Pirineo di Spagna. È un grande lavoro dietro questi cani, non è semplice tirarli su così. Sicuramente c'è un grande lavoro, c'è una passione, c'è tempo, dedizione e passione, sicuramente. Buonasera, stiamo qui con Andrés, che è il presidente dell'Associazione del Mastín de Pirineo de España y está presente aquí para la primera edición de questo nacional italiana, questa monografica italiana del Mastín de Pirineo, y queremos saber cuál es tu impresión sobre los perros que he mirado hoy. Pues es un sitio encantador. Es súper precioso, ideal para hacer el concurso y bueno, estamos encantados de haber podido venir y esperamos sobre todo que no sea la última, que se puedan hacer muchos más eventos de este tipo para conocer la raza. Y el Judes ha decidido que los perros que ha ganado pueden ganar en España, también en todo el mundo. ¿Cuál es la tu opinión del nivel de calidad de perro que he mirado hoy? Media, la mediedad. Sí, bueno, son perros que han venido ya a España, han concursado en España y vamos, que han ganado ya en España. Bueno. Que pueden ganar, los conocemos todos y sabemos que es un nivel muy alto el que hay en Italia. Muy gracias, Andrea, muy gracias. Allora, siamo qui invece con Vincenzo Parmigiano, che è il presidente del Club Italiano del Molosso, che è la club che tutela la razza Mastino dei Pirenei in Italia e che oggi ha organizzato in collaborazione col club spagnolo questa prima monografica, questo primo raduno. Chiediamo al signor Parmigiano che cosa ne pensa di questo livello, di com'è l'organizzazione, la zona, la location e il livello dei cani che ha visto. Per la location e l'organizzazione sarei parte in causa, in quanto l'abbiamo decisa, l'abbiamo scelta e quindi sicuramente ci è piaciuta ed è un ottimo posto. Per i cani ho visto una eccellente qualità, cani appunto come diceva il collega prima Mingo, possono vincere da tutto il mondo e quindi non c'è che da lavorare e da sperare che si continui su questi livelli, addirittura migliorandoli se possibile. Quindi ad Andrea, che ha chiesto una collaborazione futura, rispondiamo che ci sarà certamente da parte. Noi come club abbiamo molta attenzione per le razze che tuteliamo, questa è tra quelle. Abbiamo iniziato un progetto adesso di una sezione interna al nostro club per meglio tutelare appunto la razza e le iniziative della razza e chiaramente noi collaboreremo e chiediamo di collaborare con tutti i club nel mondo che possono darci una mano a migliorarci, a migliorare per il bene appunto del Mastino dei Pirenei. Una bellissima giornata, un bellissimo risultato, ce ne va. Assolutamente, bellissimo. E niente, siamo contentissimi perché finalmente dopo tutto il lavoro che è stato fatto... Siete stati ripagati. Sì, sì, esatto. Quindi un grande lavoro dietro, non è tanto semplice portare avanti no, un cane così. Non è semplice per nulla. Niente, lui è piccolino, ha anche appena fatto 6 mesi e niente, siamo contentissimi. Che posto avete preso? Come? Primo posto, miglior maschio, miglior juniores. E quindi sei felice? Sì, 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 tantissimo, tantissimo. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Oggi avete vinto e stravinto, i cani sono stupendi, tutti quelli che hanno partecipato, però ci spiega come siete arrivati a questo risultato. Siamo arrivati a questo risultato attraverso un lavoro praticamente di anni, di passione, di sacrifici, di viaggi, di selezione e di collaborazione. Quindi questo è il risultato della collaborazione.
Lei si è divertito oggi con i cani, anche se ha faticato un po', però... Sicuramente. Devo dire che ho apprezzato molto le parole del giudice Mingò, che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, che in Italia esiste una qualità eccelsa dei cani. E devo dire grazie anche ai sacrifici di tutti gli allevatori italiani. Comunque è stato imparziale, è stato molto corretto e anche molto freddo. Se lo dico io può sembrare di parte, però credo che abbia fatto e ha avuto il giusto giudizio.